tutto è partito con Alto Brembo, le Terre dei Baschinis, che è un progetto comunale, che grazie ai fondi BIM abbiamo deciso di illuminare varie sculture in tutti i 10 paesi dell'Alto Brembo, e per mettere nuovi punti luce, appunto dare luce a queste opere storiche, fra cui appunto per Castiglio il Ponte di Ferro, che fra poco vedrete illuminato. Essendo poi Bergamo e Brescia quest'anno capitali della cultura, abbiamo comunque anche noi di Castiglio, nel nostro piccolo, deciso di fare le cose comunque in grande. Il Palazzo Milesi e la danza macabra sulla parrocchiale già illuminate, e grazie anche a poi dal sindaco illuminiamo anche il nostro Ponte di Ferro storico. Il collegamento come ora è importantissimo, permette il passaggio, permette la comunicazione. Perché è stato costruito un nuovo ponte nel 1892? Perché una piena, proprio nei giorni di giugno, travolgeva il vecchio ponte e distruggeva questa zona che era adibita alla lavorazione. Qui vi erano le fucine. A Castiglio c'erano 220 banchi da lavoro, detti zocchi, e le persone che vi lavoravano erano circa una sessantina. Quindi Castiglio dava la possibilità ad alcuni dei suoi abitanti, perché il numero della popolazione comunque era abbastanza esiguo, di avere lavoro nel proprio paese. Questa serata per noi è molto importante perché grazie a questa illuminazione di questo ponte di ferro possiamo dare luce a un altro pezzo di storia importante, che è quel ponte per Castiglio. Sicuramente passando sul ponte di là, che per la strada che va al lago, sicuramente fa un altro effetto, abbiamo già provato. Bene, grazie a tutti e buona continuazione.